Eccoci qui finalmente. Benvenuti all'ultimo grande spettacolo della stagione. Quasi un anno di partite. Un'escalation di emozioni che culmina quest'oggi con il match dei match. Seguita da più di 300 milioni di telespettatori in tutto il mondo. È questa la partita che tutti vorrebbero giocare. Un vero e proprio spettacolo mediatico che si concluderà con l'incoronazione del club più forte d'Europa. Chissà se ieri notte i giocatori sono riusciti a dormire. Meraviglioso il colpo d'occhio qui al Teatro dei Sogni, come comunemente ribattezzato l'Old Trafford di Manchester. Manca ormai pochissimo. Lo si vede dai volti dei protagonisti che sono maschere di pura concentrazione. Luca, tu qualche finale l'hai giocato. Cosa si prova nei momenti che precedono il fischio del direttore di gara? Sai Fabio, sono attimi in cui la tensione accumulata comincia a diradarsi. Subentra la voglia di iniziare a giocare. Quando l'arbitro fischia poi sei concentrato solo su quello che succede in campo. Occhi puntati sullo schermo. Inizia la finale. Come in qualsiasi finale mi aspetto un atteggiamento prudente da parte di entrambe le squadre, specialmente all'inizio. Credo che sarà una partita molto tattica nelle prime fasi, molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Çalhanoğlu. Bella apertura. Numero, Lewandowski. Salva Andanovic. Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Cerca lo spunto. Non poteva fare molto altro. Prova Müller. Ecco il cross. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Çalhanoğlu. Pavard. Lewandowski. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Darmian. E c'è una palla filtrata. Palla filtrata per Dzeko. Dzeko va di testa. Ma che gol ha fatto! L'Inter ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Segnare per primi è sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. Darmian aveva pescato magnificamente il compagno. Dzeko perde l'attimo per calciare e l'azione scuola. Con il fallo. Neuer dice di no. Che salvataggio da parte del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ecco la respinta del portiere. La mette in avanti. Ecco Lewandowski.
prova la soluzione in fascia. Sané. Ottima giocata. Può metterla in mezzo. Coman. Fallo. Calcio di punizione. E l'arbitro fa cenno che il fallo è avvenuto fuori area. Solo punizione. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Sané! E non lascia scappare il portiere! Un gran gol! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Il Bayern di Monaco ha raddrizzato la situazione e ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Perfetta parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Prova la verticalizzazione. Da lì può segnare. Grande intervento, vale come un gol. Dzeko. Lautaro Martinez. Scatta verso il pallone. Mette fuori il pallone. Respinge il tentativo dell'avversario. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cambia gioco. Ecco che provano dall'altra parte. Barella. Arriva nella tre quarti avversaria. Elegante. Occhio a cross. Darmian. Çalhanoğlu. Pavard. Si rivincola e conquista la palla. Pavard. Recupera un pallone importante. E passa. Cross di Lewandowski. Bell'intervento del portiere. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Goretzka. Müller. Lo hanno marcato molto bene, ma non si è potuto liberare. Scatta verso il pallone. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Provano a partire in velocità. Il portiere la spedisce su. Bell'anticipo, pericolo sventato. Goretzka allunga il piede verso il pallone. Inventa nello spazio. Lautaro! Neuer dice di no. Che grande parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Ecco Lewandowski. La gioca a sinistra. Darmian ha fatto buona guardia. Cerca l'uomo là davanti. Brozovic riceve in ottima posizione. Lunga in fascia con una palla giocata alta. Il portiere la calcia lontano. Coman. Müller. Müller! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. Un tiro degno di una partita così importante. Sarebbe stato un gran bel gol se avesse centrato lo specchio della porta. Scatta verso il pallone. Colpisce! Tiro davvero da dimenticare. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Sané in fuorigioco. Bastoni. Skriniar. Barella. Lungo passaggio in avanti. Pallone lungo in verticale. Sicuri in fase di palleggio.
Müller ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Çalhanoğlu. Libera tempestivamente. Sané. Scatta verso il pallone. Ottimo dribbling. E arriva alla fine del primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Si chiude dunque il primo tempo della finale. Qual è la tua impressione? Che idea ti sei fatto della partita fino a qui? Mi sembra che le squadre stiano dando tutto quello che hanno. In campo c'è una vera battaglia. Tutte e due vogliono vincere e si vede. Adesso potrebbe essere un episodio o una giocata di un singolo a decidere la gara. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Il direttore di gara ha dato via la seconda frazione di gioco. Darmian, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Scatta verso il pallone. Prova ad andare via con eleganza. Può crossare in area. Bel gesto tecnico. Çalhanoğlu. Cross deviato dal difensore, corner. Sceglie di battere corto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Darmia, chance. Neuer dice di no. È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. E palla che scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. È un grande riflesso qui. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Prova la giocata nello spazio. Non c'è fuori gioco, si va. Neuer dice di no. Che parata, certo non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Çalhanoğlu. È un'occasione. Cerca il compagno libero. Davis. Lungo passaggio in avanti. Darmian. Lautaro Martinez. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Prova a giocarla in profondità. Ecco Sané. Lautaro Martinez raccoglie un passaggio dalle retrovie. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Darmian. Questo errore potrebbe essergli fatale. Lewandowski. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Darmian cerca di pescare il compagno col filtrante. E no, niente, è finito fuori gioco.
Lancio lungo del portiere. C'è la palla lunga, in avanti. Handanovic, senza problemi. Müller. E partono in contropiede, cercano il gol della vittoria. Perisic. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Occhio alla conclusione. E c'è il gol del Inter. Una grande partita oggi. È uscito vittorioso da questo duello. Ma tutto e tutto nel portiere ha dimostrato il suo senso del gol. Due sostituzioni, rapida successione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Pallone lungo, in verticale. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Decide di sfruttare la fascia. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. La toglie dalla porta. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Perisic, il suo pallone è morbido. Ha calciato forte. Palla in avanti verso il compagno. Sané ha una buona opportunità. La mette dentro. Hanno già riconquistato palla. Il portiere si oppone. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Quel gol sembra averli svegliati. Prepariamoci a una fase interessante della partita. Finalizzazione decisamente infelice. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Decidono di giocarla all'indietro. Gioca una palla lunga. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Opportunità di ripartire. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Skriniar. L'Inter deve resistere ancora qualche istante. Lewandowski, conclusione. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Se ne va. Cross di volo d'angelo. E c'è la rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Segna quindi la seconda rete in questa competizione.
E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Palla a Choupo-Moting. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. A sinistra con il passaggio. Ecco un altro cross. Bel tiro! Calcio di punizione per l'Inter. Goretzka. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero, una grande impresa, la gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi, per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. Questi sono momenti magici per tutta la squadra, ricordi indelebili per i sostenitori e motivo d'orgoglio per la società. Un capitolo brillante da aggiungere ai loro annali.